Ciao! Allora, dopo aver girato la fase lavaggio, tra virgolette, disordine dietro c'è sempre, passiamo alla fase trucco. L'unica cosa che devo ancora applicare è questo della Lierac qui, è un anti-blemish solution. Io lo applico, vabbè, solitamente la applico prima della crema, però in questo caso va bene anche dopo quella cremina che ho messo, che era molto leggera. Poi, in mancanza della mia crema Clarins per il contorno occhi e le rughe, sai che c'è? Un po' vicino agli occhi, non penso faccia male. Giusto una goccina. Anzi, faccio proprio così. Ora, ho la videocamera del computer. Del computer che è al contrario, cioè nel senso io vedo il contrario. Ok. Dan. Ho notato che in molti video mi vedete vestita di nero. Ovviamente ho diversi maglioni neri, ma questo in particolar modo forse l'ho messo in diversi video. È il mio maglione invernale del cuore, la coperta di Linus. Applico questo di Chanel Le Blanc, bellissimo. L'ho preso quest'inverno da Civetterie ed è proprio della loro marca, cioè del brand Civetterie, che potete trovare su Facebook anche. Bellissimo, lo adoro, è caldo, morbido. Poi io non amo i maglioni a collo alto, ma questo invece mi piace perché non è proprio stretto, molto bello. Allora, ora mi sa che sono arrivate le cose estive, quindi. Però veramente è stato il mio maglione dell'inverno, ecco. Il mio maglione preferito. Ok. Poi applico. Allora. Huge Liberator, Huge. Claudio che sta facendo colazione, sta mangiando il biscotto, poi gli darò lo yogurt, visto che lui la mattina zero latte. Da quando è stato male un mesetto fa con la bronchite, da quel momento ha deciso che il latte non lo vuole più. Mangia tanti yogurt, mangia il formaggio, il parmigiano li do ogni giorno, ma lo yogurt, ma il latte è proprio zero. Ho provato anche il latte intero, latte di capra, latte di soia, di mandorla, di tutto, zero. Zero zero latte, poi un po' di correttore. Non riesco a farlo il controllo. Sta macchia che è uscita. Non tanto sotto le occhiaie, perché a me piace effetto Carolina Crescentini. Allora, non riesco proprio a toccarmi al contrario. Poi Benefit Smoky Eyes. Carino, cioè l'ho preso non perché non avessi altri ombretti sul marrone, sul nero, ma mi piaceva la confezione da viaggio perché all'interno ha specchietto. Ho tre ombretti, nero, grigio e rosa, e questi sono per illuminare e per le sopracciglia, che però io non faccio. Poi c'è anche una pinzettina, una matita e il pennellino. Allora, facciamo così. Oggi non uso il mio solito nero, tanto metto il grigio, capire che cosa devo fare oggi. Devo andare a portare Claudio dal pediatra per il controllo dei 18 mesi praticamente. Lo stendo su tutta la palpebra mobile perché a me piace l'effetto pieno. E quindi porto Claudio dal pediatra, vediamo un po' se quanto peso ha preso.
anche se a me sembra notevolmente più pesante rispetto al mese scorso. E poi torno a casa che devo finire un lavoro urgentemente. Ok. Poi con le dita, quello rosa, prendo l'ombretto rosa e lo metto qui sull'arcata sopracciglia. E dall'altro lato. Ok. Che c'è, amore? E poi prendo quest'altro in crema rosa, questo qui sempre col dito, e lo metto qui sotto per illuminare un po'. Arrivo. Ok. Niente di che. Soft. Non voglio mettere né matita né nulla. Un po' di cipria della Clinique, di questa qui. Antirossori sul mio naso a patata e sul mento e sul fronte. Ok, Dan, Yves Saint Laurent, Baby Doll, ma penso che sia finito, anzi sono quasi certa stia finendo, sia comunque un po' seccato. Voglio provare quello là della L'Oreal Miss Manga. Sto vedendo tanti video, tante recensioni. Aiuto. Ok. Poi. Balsamo labbra sempre. Questo lo preferisco la mattina perché è effetto gloss, quindi. Manca blush. Ecco, mancava il blush terra e io ho abbandonato il mio blush di Saint Laurent in crema rosa. Carino. Per questo nuovo prodotto della Lierac, la linea Sanific, del nuovo prodotto, diciamo, dell'estate, della primavera estate, che ho provato e mi piace. Mi piace perché ha un fattore di protezione 30, quindi per l'estate va benissimo se volete un po' di colore. Lo sapete che a me piace l'effetto bianco con le guancette rosa, però questa è un'alternativa carina, diversa, ecco. Ha questo applicatore, spugna, e praticamente una volta che lo stendete, il prodotto, diciamo, fuoriesce sulla spugnetta. C'è anche la cosa carina che c'è lo specchietto, sporco, c'è lo specchietto, quindi voi vedete qua. E lo stendete. Io lo metto comunque picchiettando perché non voglio l'effetto mascherone. E lo metto comunque io. Cioè si vede proprio che, vedete? E si vede che esce. Qua si vede. Ok. Esce proprio il prodotto dal centro, poi ovviamente lo stendete. Per uniformarlo. Comunque voglio solo l'effetto. No. Oh, vabbè, siccome lo stendo con le mani. Senza esagerare. Abbastanza uniforme, direi. Ma come trucco di prima mattina, va bene, togliamo questi fettini.
Non capisco che cosa sta succedendo ai miei capelli in questo periodo. Cioè, non lo so. Ok, eccomi qui. Ciao!